Sì, noi siamo quello che mangiamo, professor Calabrese. Buongiorno. Ma se lei faceva la maturità oggi, no? E le capitava questo tema, fortunatissimo. Ma veda, poteva scrivere qualunque cosa. Beh, direi che in effetti il mio lavoro da medico, da nutrizionista, mi piace molto. Sono curioso di leggere cosa hanno scritto questi ragazzi, perché molto spesso lo scritto di un tema ci fa capire quella che è l'introspezione della società, perché io immagino che si parlerà tanto di cibo, ma non come potremmo parlare noi, come parlano loro, perché vanno molto nel fast food, vanno molto nel bere e quindi molto spesso. Ma lei, ad esempio, mettiamo il caso che ieri faceva l'esame, no? Sì. Come iniziava il suo tema? Io oggi l'incipit. L'incipit l'ho fatto, l'ho fatto così, come il titolo era "Siamo ciò che mangiamo", punto interrogativo, questa è una frase di Ludwig Feuerbach. Allora io oggi ho fatto sulla stampa di Torino un commento leggendo, cioè dicendo: toglierei il punto interrogativo e metterei il punto esclamativo. Ah, siamo ciò così. Che noi mangiamo. È un'affermazione. È un'affermazione, questo. Quindi dai delle certezze, perché obiettivamente questo, il fatto che noi mangiamo in un certo modo e stiamo meglio o peggio, o stiamo come stavamo prima e non ce ne accorgiamo, non ci rendiamo conto che comunque modifichiamo il nostro essere. Senta, noi oggi vogliamo parlare con lei un po' di diete, perché lei sa che impazzano diete ovunque. Direi di sì. Diete anche miracolose, che sembra che, no, in poco tempo... Se vengono dal cielo, sì. Esatto, miracolose in quel senso. Ma già si parlava tanti anni fa, negli anni 60, di diete miracolose. Le faccio vedere questo filmato, così poi Bene. Ne parliamo. Ma che cosa possiamo essere utili? Vedete, io... ho saputo che sì. Voi avete un sistema per far dimagrire. Ma guarda come si sanno le cose. I clienti fanno buona reclama. Ecco, e siccome mia moglie è, come dire, è un po'... chiatta. Come ha detto, scusi? Chiatta. Come, mia moglie è chiatta? Sua moglie è chiatta. Ma si offenda, signor, napoletano, sa, chiatta vuol dire un po' pienota. Un po' robusta. Chiattolella. Come? Diciamo robusta. E appunto... desideravo che dimagrisse di qualche chilo. No, è perché... Come? Ma sta bene così. Ma lei cosa c'entra? A me piace così. Ma che c'entri te, scusa, Lallo, se il signor vuol che dimagrisca. Va bene. Signor, l'hanno informato perfettamente. Sì, sì, è capitato proprio bene, signor. Noi abbiamo un macchinario cinese. Sì. Oh, è come dire, una specie di forno che fa dimagrire esattamente 20 chili l'ora. 20 chili l'ora? Oh, pensa che silhouette. Vabbè, 20 kg l'ora. Cioè, io ho già visto dei colleghi che dicevano 10 kg in 7 giorni e li ho bacchettati. Io che adoro Totò, avrei qualcosa da dire, ecco, se potessimo ridiscutere con Totò. Giustamente si sorride, fanno sorridere queste fantastico, cose. No, la cosa fantastico. Preoccupante è che in realtà ci sono diete anche su internet, adesso le vediamo con Chiara, che non dico che promettono 20 kg l'ora, ma comunque promettono cose assurde. Abbiamo già fatto nella nostra trasmissione uno mattina una diatriba tra me e qualcuno con un sondino che prometteva queste cose. Quindi Totò era veramente un grande anticipatore, grande intellettuale, grande attore. Chiara, dici un po' cosa c'è su internet, che diete si trovano? Ma Giorgia, si trova di tutto. Digitando immagino. Poi su un motore di ricerca la parola dieta, vengono fuori addirittura 127 milioni di risultati. Comunque, noi partiamo con la dieta povera di calorie. Abbiamo tirato fuori anche, non so se li vediamo, degli articoli dalla stampa. Diete povere di calorie, cibi light, si riesce a perdere peso più facilmente. Ma professore, di quante calorie noi abbiamo bisogno al giorno? Prendiamo una donna bella capire. Come lei, magra. Grazie. Lei dovrebbe stare sulle 1800 calorie al giorno. Se nella sua composizione ci fossero 5 kg in più, lei da 1800 sposta di 300-400 calorie al giorno, le porta sui 1400-1300. Sapendo che un chilo di grasso equivale a 7500 calorie, togliendo 500 calorie al giorno, lei fa il calcolo, in 15 giorni ha già perso un chilo. Professore, io ho problemi con la matematica, non ci ho capito niente. 500, 200... Cioè, io prendo... cioè, nel senso, quanto devo mangiare? Ecco, deve, se ha dei chili in più, deve togliere 500 calorie al giorno di quello che dovrebbe mangiare. Ok, quindi va bene, questo l'ho capito. Altra dieta che ho trovato su internet, Chiara, ho visto che c'è la dieta che prevede una sola tipologia di prodotto, cioè io mangio solo quello. È come quel meccanico che ha capito che quando gli vende la macchina al cliente gli dice: lei metta solo benzina.
niente olio dei freni, niente olio del motore, niente acqua del radiatore, poi la macchina a un certo punto si ferma e la colpa è di quello che ha messo solo benzina. Non si può fare una dieta che sia fatta da solo uno. Come la dieta del minestrone. La dieta dei limoni, ma lei sa limoni? Che c'era la dieta dei 20 limoni. Parti il primo giorno con un limone, il secondo con due, arrivi a 20 e poi ritorni indietro. Io penso che il digiuno sia equivalente a quel gioco dei 20 limoni. Insomma. È chiara, c'è questa dieta ad un prodotto, chiamiamola così. Sì, parla del digiuno come valido alleato per il dimagrimento e la detossificazione. Ma è chiaro che se io permetto a una persona di non mangiare più, questo per legge deve bruciare prima gli zuccheri che ci sono, poi il glicogeno. Poi i grassi e quando non trova nulla brucia i muscoli, brucia le proteine, ma questo non è più dimagrire, questo è defaianza assoluta di salute che ti dà poco chilo. Poca anche energia poi dopo. Esatto, ma guarda, io ho scritto un libro che si chiama L'inganno delle diete facendo questo giochino che stiamo facendo oggi. Tutta la gente era stupita perché dice, ma esistono anche questi tipi di diete? Sì, e c'è soprattutto la gente che le segue. Vediamone un'altra, Chiara. Allora, dai, la dieta... facci sorridere. La dieta dell'insalata, meno 2 kg in una settimana, il cerotto dimagrante come migliore alternativa per perdere peso, e insomma vediamo che dice l'espresso, si dimagrisce da morire. La dieta dell'insalata. Forse ha un doppio senso. Poi? E la dieta del pensiero addirittura, guardando le immagini del cibo si dimagrisce. La dieta del pensiero. Io la farei al contrario, invece ci sarebbe bisogno allora, di un po' più di pensiero. Partiamo da quest'ultima. La dieta del pensiero significa obiettivamente. Cos'è la dieta del pensiero? No, non lo so, però devo immaginare che sia la dieta in cui tu ti convinci che devi dimagrire e quindi ti motivi. Se fosse così è positivo, ma poi devi mangiare dei cibi. La dieta dell'insalata, e se mangi solo insalata è come fare la dieta del minestrone, cioè mangi solo un monocomponente non va bene. Poi c'era la dieta del... Chiara? Chiara, qual era quella di prima? Ai cerotti. Guardi, parliamoci chiaro, nei cerotti bisogna vedere cosa si mette. È chiaro che se tu metti dei prodotti fitoiatrici, cioè da erbe, se non c'è estratto tiroideo... fanno poco, servono molto a chi li vende, però non fanno male. Se invece ci sono estratti tiroidei, ormoni, allora bisogna stare molto attenti. Va bene, grazie. Senta, per chiudere, ci sono tutti quelli che dicono che l'alternativa del pasto è lo snack, mangiare queste barrettine. Ma guardi, io continuo a dire, mangia poco di tutto, fatti fare una dieta adeguata ai tuoi esami del sangue, alla tua visita medica e vedrai che cali molto meglio che di usare queste barrette particolari che sono iperproteiche, che nella prima fase ti fanno dimagrire e nella seconda fase ti fanno riprendere i chili con interessi da usurai. Chiara, che c'è che ridi? Perché ne ho trovata una che a me piacerebbe molto. La dieta dei carboidrati. Oh, mangiamo carboidrati a go-go, spaghetti, pasta. Voi sapete che io difendo la pasta, ma se noi mettiamo un solo nutriente, o carboidrati, o proteine, o lipidi, si dimagrisce sempre. Ma è il giochino che ho detto prima, la macchina non va soltanto con un solo nutriente. Va bene, grazie professore. Grazie. Io sono convinta che lei, se era nato un pochino dopo e ieri faceva il tema, massimo dei voti prendeva. Che carina. Noi che siamo è quello che mangiamo e lei è l'esperto.